Mille modi per schiattare. Trento, 10 giugno 1970. Angelino è un bimbo di 13 anni, è alto un metro e pesa 100 kg. Oltre alla forchetta, ama l'inverosimile e gli animali, soprattutto le puzzole. Un giorno, di nascosto ai genitori, ne porta a casa una, la nasconde in camera sua, quindi va a tavola come tutte le sere. Ciao mamma! Ciao caro, siediti che è pronto, dai! Ma questa volta mangia e scappa subito a letto. Io vado a letto, buonanotte! Buonanotte tesoro! Buonanotte! Al padre sembra strano che vada a letto senza guardare Carosello. È strano che nostro figlio non sia rimasto suo a vedere Carosello, poi guarda, non è neanche toccato il secondo. Anche la mamma sembra strano, infatti la donna aggiunge... Sì, sembra strano anche a me, ha mangiato solo 4 piatti di pasta e fagioli. Boh, si vede che voglio capire sti giovani, vabbè. Angelino va a letto e si porta sotto le coperte la sua puzzola, ma durante la notte compie un'imprudenza, girandosi infatti schiaccia la puzzola, che sentendosi minacciata comincia a sparare, prima a colpi singoli, poi a raffica. I bambini hanno una sorta di autodifesa inconscia, quindi anche Angelino carica l'obice e comincia a sparare, ma a colpi a raffica. Una puzzola, se si sente minacciata, comincia a sparare. Essa ha una capacità di 30 colpi singoli al minuto e di 60 colpi a raffica, sempre al minuto, mentre un bambino della stazza di Angelino ha una capacità notevole, 100 colpi singoli al minuto e 200 colpi a raffica. Ne sortisce un combattimento sotto coperta senza quartiere, al punto che i vicini di casa pensano a un regolamento di conti. Se si inalano queste bombe, dapprima si perdono i sensi, quindi il cervello, vedendosi arrivare quest'aria avvelenata, potrebbe smettere di funzionare. In questo caso la povera puzzola ha avuto la peggio perché era sotto le coperte, a differenza di Angelino che aveva la testa fuori ed in più in camera c'era la finestra aperta. Fortunatamente la puzzola si è ripresa, quindi è stata liberata sulle Dolomiti, dove oggi vive e spara felice per conto suo. Volevi una puzzola? Sei riuscito a tramortirla? Bene, se vuoi giocare alla guerra, vai a fare il militare, obice vivente.